Ciao, buongiorno da Salvo Russo. Codice stazione di oggi 16:42. Si vincerà questa sera alle ore 20:15 un microscopio portatile messo a disposizione da un mio partner commerciale, da un'azienda con cui lavoro. Allora, di cosa parlare oggi? Oggi diversi gli argomenti. Inizio con una brutta notizia, che ieri mi è stata mandata una foto da parte di un nostro simpatizzante, il quale mi diceva che a tipo geopolitico effettivamente di fatto del bacio, la madre natura sta facendo il suo corso, le bacce stanno crescendo. Noi ribadisco nuovamente la nostra voglia, la nostra volontà come comitato attivisti siracusani di occuparci dei quattro siti fin qui di cui ci siamo occupati e di prendere in gestione ulteriori, quindi tipo Geopoliti, le Terme Bizantine, il Foro Siracusano, il Foro Romano e l'antica strada romana. Sappiamo che la Sovrintendenza dei Beni Culturali ha avuto un cambio al vertice, aspettiamo con ansia risposta e siamo pronti a chiedere appunto la possibilità di riaccedere ai siti e di continuare quel percorso che è durato circa 2 anni nella manutenzione e poi usufruizione. Ripeto, come tanti sanno, abbiamo riaperto l'ipogeo Politi al pubblico, è stata una magnifica festa della cultura, perché siti chiusi a chiave da tantissimi anni. Poi cosa volete, nel momento in cui madre natura è libera di fare quello che vuole senza nessun freno, ovviamente cresce rigogliosa. Aspettiamo e confidiamo. Allora, altre cose di cui parlare: parliamo di madre natura, contrasto a madre natura. Sabato sera alle 18:30 abbiamo fatto un ottimo lavoro nel nostro terreno, l'aria illuminata. Abbiamo rimosso un ulteriore rovo e poi abbiamo dato mano a seghetto alternativo che ci ha dato la possibilità di tranciare tantissimi rami secchi. Ovviamente gli alberi hanno bisogno sempre di cura, di manutenzione, altrimenti le parti che non respirano, le parti dove non arriva il sole, tendono a seccare, a piegarsi e a spezzarsi. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro, nei prossimi giorni vi dirò una bella iniziativa che ci è venuta in mente di fare e la organizzeremo a brevissimo. Bon, potete venirvi a noi facendo delle piccole donazioni o meglio ancora venendo a darci una mano nelle nostre tantissime attività. Una di queste attività è quella di innaffiare le nostre piantine. Quali sono le nostre piantine? Noi in questi ultimi 2 mesi abbiamo fatto diversi interventi chiamati mercoledì del decoro urbano, un giorno particolare all'interno del quale abbiamo fatto un'azione di guerriglia gardening, ovvero di intervenire laddove il pubblico, le aziende pagate per fare questo non sono intervenute, abbiamo laddove c'era la spazzatura piantumata dei fiori. Ovviamente la stagione estiva obbliga a mettere acqua, quindi individuate una delle tante aree che abbiamo preso a cuore, innaffiate e poi immortalatevi in una foto, taggate il comitato attivisti siracusani e questo vi permetterà di partecipare a un'estrazione ogni primo giovedì del mese che vi dà la possibilità di vincere fantastici premi. Su questa azione siamo stati anche rimproverati da alcuni cittadini, i quali ci hanno detto che non va bene così, perché fare questo significa aiutare l'amministrazione, perché l'amministrazione se ne infischia, anzi al contrario è una cosa deleteria, perché molti cittadini possono pensare che magari noi siamo pagati dall'amministrazione. E allora, in base a questo, abbiamo deciso di fare qua come politica, come Alternativa Libera Siracusa, una raccolta firme propedeutica a fare poi un esposto di denuncia contro l'amministrazione comunale, contro le aziende pagate per fare un servizio che poi di fatto non fanno. Ovviamente in questo percorso di raccolta firme dovessero succedere degli incendi dovuti a inerzia e incuria da parte dell'amministrazione, valuteremo poi
eventualmente di costituirci parte civile in denunce che noi appunto andremo a fare. Potete compilare il modulo online, essenzialmente ci serve che ci lasciate il nome, cognome, l'indirizzo email, in modo tale che vi potremo tenere informati. Poi opzionale potete lasciare anche la PEC e anche il numero di cellulare, che forse è il contatto diretto migliore. Vabbè. Allora, altre segnalazioni mi fanno notare che la squadra pronto intervento stradale per la messa in sicurezza di Buca da un mesetto, forse due, non si vede più in giro. Non che prima le buche in questa città è una cosa di cui effettivamente dovrei parlare, però parlando tutti i giorni capisco che poi molti mi hanno detto che si annoiano, per cui cerco di variegare sempre. Faccio un esempio: sabato pomeriggio mi è stato detto, scusi, ma lei va in via dell'Olimpiade, ma non si rende conto delle buche che ci sono, che è qualcosa di scandaloso? No, sì, non è solo il problema delle buche in via dell'Olimpiade. Altri cittadini mi hanno segnalato ad esempio come di fatto la cosa anomala, tutti i tombini, sottolineo tutti, forse solo uno si salva in via Augusta, sono sotto livello, si sono tutti contemporaneamente abbassati. Ciò rende via Augusta molto pericolosa. Già sapete tutti, via Augusta è un tratto ad altissima affluenza di autovetture, molto stretto, non c'è assolutamente marciapiede, e con tutti questi tombini che si sono abbassati tantissimo, succede che molti provano a evitare il tombino, purtroppo a volte invadendo la carreggiata opposta, e questo è molto ma molto pericoloso. Molti mi hanno chiesto di poter intervenire, noi non possiamo intervenire. Vi ricordo che il sindaco della città di Siracusa ha bloccato nel 2013 il nostro volontariato civico, per cui anche se lo facevamo gratuitamente non lo possiamo più fare. Potete farci le segnalazioni, noi le gireremo a chi di competenza, gli uffici comunali, però consapevoli che di fatto non c'è un'organizzazione che tu gli fai una segnalazione e loro intervengono spot dove capita, anzi non è che intervengono spot dove capita, mi correggo, intervengono dopo gli incidenti, oramai questo è un fatto acclarato. L'amministrazione comunale di Siracusa non interviene per prevenire gli incidenti nelle buche stradali, interviene solo dopo gli incidenti. Questa è una cosa scandalosa. Un giorno in questa città cercheremo di riporre rimedio a tutta questa serie di cose davvero scandalose. Ultima su tutte, il solarium ai Rufrati non realizzato, in corso di realizzazione. Il 14 maggio di quest'anno captammo una interessantissima opportunità da parte della regione siciliana, di me, che aveva messo a disposizione una cospicua somma, e proponemmo al Comune di Siracusa di recepire questi soldi per assumere dei bagnini. Dal nostro calcolo, dal nostro progetto, si potevano assumere per questa città circa 20 unità, 20 bagnini, per coprire diverse spiagge. Il Comune di Siracusa ha recepito questa opportunità con un ritardo incredibile. Il 14 giugno, sapete, questo bando scadeva il 15 giugno. 14 giugno recepisce, fa il progetto, datato 14 giugno. Vabbè, non entro nelle polemiche, solo 12 unità anziché 20, ma queste sono strette tecniche, per cui scelte tecniche, per cui vedono loro. Il 14 giugno stesso passa la delibera di giunta per approvare il progetto. Data progetto 1 luglio, scadenza progetto 31 agosto, 62 giorni, vabbè. Il 1 luglio mi reco ai Rufrati, non c'era manco il solario, ma in corso di realizzazione. A che pongo la domanda semplice: ma i bagnini assunti dove sono? E ancora, ma i bagnini sono stati assunti? Ma con quale procedura pubblica? O sono stati assunti gli amici degli amici? Ovviamente non arriveranno mai a risposte, perché è una cosa imbarazzante, non sanno cosa rispondere. Giorno 6, sabato, mi reco nuovamente dopo distanza di 5 giorni. Il solarium è ancora lì in fase di costruzione. Ora, io
lo dico spesso, mi chiedo come la Procura della Repubblica non apra dei fascicoli su queste omissioni di atti pubblici, perché comunque sia sono delle determine che stanziano soldi, che mettono a disposizione delle somme economiche, soldi pubblici. Pongo queste domande, e ancora, io non sono, non ho ruoli politici, non ho cariche politiche, ma mi domando, ma i consiglieri comunali della città di Siracusa, i 32 consiglieri comunali della città di Siracusa, di maggioranza e di opposizione, sì, pare che ci sia un'opposizione in questa città, ma non se ne pongono domande. Il consigliere comunale dovrebbe essere l'organo di controllo, il controllore. Evidentemente non controllano perché hanno altri interessi. Questo io me la devo porre come domanda. Evidentemente sono tutti asserviti al sindaco di Siracusa, tutti, non c'è sinistra, non c'è destra, centro, non c'è nulla. Sono 32 persone che non si pongono domande, e quando un consigliere comunale viene meno a quello che dovrebbe essere il suo ruolo, quello di controllore, evidentemente nella democrazia c'è qualcosa che non va. Vabbè, me ne vado a lavorare. Penso di essere stato abbastanza complessivo tutto quello che dovevo dire. Aggiungo una piccola pirla. Diverse sono le segnalazioni di persone che mi segnalano come in questa città tutto sia possibile. Diverse sono le segnalazioni di persone che mi segnalano come tantissime moto vengono, a questo modo venga consentito di sfrecciare a velocità incredibile in tutta la città, laddove dovrebbero essere fatte dei rialzi, dei dossi artificiali, non vengono fatti. Pensateci bene, hanno fatto tantissimi dossi dove potevano anche evitarseli, ma nei punti importanti non sono state fatte. Uno su tutte, in via Barresi, in via Luigi Cassia, in via, vabbè, qua potremmo parlare, cioè punti dove ad ogni ora del giorno e della notte ci sono i fuochi d'artificio, non vi parlo dei fuochi d'artificio, le moto che sfrecciano sono una cosa davvero molto fastidiosa, perché poi le persone non riescono neanche a dormire, perché quando tu ti senti un bolide all'una, alle due del mattino che ti sfreccia a velocità sostenuta, no, sono davvero inquietanti. Ma potrei parlarvi anche di vie limitrofe a via Specchi, stessa cosa. Beh, vabbè, un giorno, ripeto, in questa città dovremmo rimettere ordine un po' a tutto. Quantomeno noi ci proveremo, avremo bisogno della collaborazione di tutti i cittadini. Molte scelte saranno drastiche, molte scelte saranno impopolari, ma del resto c'è bisogno di persone che vogliono cambiare questa città, persone competenti, persone che non abbiano scheletri negli armadi. Qualcuno ieri mi ha mandato dei messaggi dicendomi come mai ci sono delle forze sane politiche in questa città che vorrebbero spendersi, vorrebbero fare, io ho detto possiamo fare un'amalgama di forze sane, di forze fresche politiche che non si facciano ammaliare, non si facciano corrompere da un sistema che purtroppo però è molto forte, anche perché andremo noi a scontrarci con interessi economici molto importanti, con poteri anche di comunicazione molto importanti, tutti asserviti alla pecunia, tutti asserviti a un sistema economico, sì, complesso fino a un certo punto, perché poi alla fine, come diceva qualcuno, basta seguire i soldi e riesce a capire. Vabbè, qua poi andiamo nel... Buona giornata a tutte e a tutti, da Savolus, ciao!